c'è un'offerta, no? Si pensa subito che questa offerta riguardi a qualcosa che sia uno scarto o che abbia un significato, un valore o delle dimensioni poco chiare. Noi, di fronte agli altri prodotti, che cosa facciamo? Normalmente dobbiamo dimostrarlo che quel prodotto è negativo, ritenerlo in partenza positivo. E invece bisogna superare questa tendenza. Ecco, mi sembra una cosa interessante e importante. E certamente questo pane, per il semplice fatto che, nonostante che molte persone non conoscano l'iniziativa, abbia avuto un successo nelle vendite, come di fatto lo è documentato, lo ha avuto, vuol dire che anche come contenute è un pane buono. Perché un'offerta di qualcosa che non vale può durare un giorno, due o tre, ma non dura uno o due o più anni. Ecco, questo io lo vorrei insistere, è molto bello. Una seconda cosa che mi sembra importante insistere è questa. Il pane è la dieta mediterranea, è la nostra dieta. E dobbiamo riscoprirlo e rivalorizzarlo. Se ci guardiamo bene attorno, notiamo che sulle nostre mense, soprattutto a colazione, ci sono quasi esclusivamente prodotti che vengono dal sud del mondo. Caffè, tè, banane, cioccolato. Di questo sud del mondo che sta morendo di fame, in un mondo capovolto in cui si può produrre cibo per 12 miliardi di persone, siamo 6 miliardi e nonostante questo c'è gente che muore di fame. Questo sud del mondo, quindi, dicevo, che non lavora più per se stesso ma per noi. Ecco, dovremmo rimettere sulle nostre mense in un modo più forte quella che è la dieta mediterranea e in primo luogo il pane. Questa opportunità di avere il pane a un prezzo particolare è certamente molto positiva. Ultimo, che questa iniziativa sia partita da un gruppo di giovani alla luce di un grande profeta del nostro tempo, Don Lorenzo Milani, è un particolare che non possiamo dimenticare. Forse proprio dai giovani, se li motiviamo, se non cerchiamo di imbavagliarli o di addormentarli, possono venire prospettive grandi per il futuro. Non ti sembra? Assolutamente. Oh, e certamente quella del pane non è né l'unica, né forse nemmeno la migliore delle iniziative, però è un'iniziativa. E il fatto di dover dire che ci sono tanti altri aspetti che non funzionano nel mondo del commercio, nel mondo dell'alimentare, non sminuisce il valore di questa iniziativa. Che siamo chiamati, primo, ad approfittarla, a valorizzarla, ma secondo, e questo lo dico a tutti, a farla conoscere. Per non deludere le aspettative, il sogno di quei giovani che hanno dato inizio a questa iniziativa, che poi è stata accolta a livello istituzionale e a livello commerciale dalla Coop, con l'augurio che altri livelli istituzionali e commerciali lo valorizzino.
visto gli aumenti di prezzo, soprattutto riferentesi ai prodotti di prima necessità, vedi il pane, la pasta. Ecco, voi nel 2005 avete accettato e avete incluso nelle vostre promozioni il pane a prezzo concordato a 1 euro al chilo. Quindi è un'iniziativa che sta andando avanti da 2 anni. Mettendolo in relazione con gli aumenti di prezzo piuttosto imponenti che purtroppo il contesto sociale ci sta proponendo in questa fase, voi pensate di mantenere questa iniziativa, eventualmente di risponsorizzarla a livello pubblicitario oppure di sospenderla in relazione anche con gli aumenti effettivi che ci sono stati? Diciamo che il significato di questa operazione in questi giorni, in queste ultime settimane, assume una rilevanza ancora più alta, nel senso che questa è un'azione partita nel dicembre del 2005, un chilo di pane appunto ad 1 euro. Noi intendiamo senza ombra di dubbio proseguirla questa esperienza. Peraltro, proprio in un momento, come diceva lei, dove la pressione e la tensione sui prezzi, soprattutto parliamo di prodotti alimentari, è estremamente alta, quindi c'è una ragione in più, diciamo così, per confermarla questa azione. Qual è stata la risposta alla vendita del pane a prezzo concordato? Siamo in grado di fornire dei dati aggiornatissimi. Nel 2006 sono state acquistate 503.000, definiamole così, pagnotte, fra virgolette. Il valore si fa presto a ricavarlo perché trattasi del prezzo di 1 euro cada uno. Quindi più di mezzo milione di pezzi di pane venduti a soci e consumatori nei nostri 138 punti vendita, supermercati e ipermercati. Lo stesso dato a tutto agosto praticamente del 2006. Non solo conferma, diciamo così, importanti acquisti da parte dei soci e consumatori, ma è un dato in ulteriore aumento. Sono circa poco meno di 400.000 tutto agosto, quindi se facciamo una previsione a dicembre 2007, credo appunto sarà andato un dato in aumento. Ed è, non solamente perché lo dico con le cifre, è stata una scelta molto apprezzata dai nostri soci, soprattutto, ecco, mi sembra davvero opportuna la domanda. Abbiamo avuto diverse testimonianze, valutazioni positive, soprattutto nell'ambito delle assemblee che abbiamo fatto quest'anno, circa 90 in tutti i territori della cooperativa, per andare a discutere e illustrare il nostro bilancio. Ecco, il tema della convenienza è stato centrale nelle discussioni, anche nelle domande che hanno fatto i soci. E operazioni come queste, scelte come queste della cooperativa, davvero hanno trovato un grande apprezzamento da parte dei soci stessi. La convenienza sì, però mi sembra che non sottostimiate nemmeno il prodotto di qualità, compreso il pane a prezzo concordato, perché comunque è pane toscano a tutti gli effetti. La filiera che abbiamo davvero definito esclusivamente per produrre il pane a 1 chilo a 1 euro è una filiera che garantisce, Cobla garantisce, quindi il rapporto qualità-prezzo è come dire, un elemento di collegamento che è assolutamente fermo. La cosa, me lo lasci dire, insomma, davvero importante è che il formato del pane è diversificato a seconda delle regioni. Per cui c'è la pagnotta tonda, c'è il toscano, il tipo toscano, a Bologna c'è un altro tipo di formato e davvero se andassimo a vedere i dati vedremo anche che ci sono volumi di vendite diverse a seconda dei negozi, insomma, delle province, dei comuni, ma insomma quello che conta è davvero convenienza, qualità e grande apprezzamento da parte dei consumatori. Speriamo che arrivi a sempre più gente questo messaggio affinché poi possano usufruire di questi grandi vantaggi che insomma la Coop poi offre ai consumatori. Quindi grazie.